Dicevo, spesso mi danno del creativo, parlano di unicità e di creatività come se fosse una cosa rara, ma io credo che siamo tutti unici e tutti creativi. Oggi non vi parlerò dell'aspetto filosofico dell'essere un artista, un po' astratto così, parlerò soltanto della mia esperienza, di quello che è stato, di come la vivo. Magari può essere d'aiuto per qualcuno. Quando ero piccolo facevo un gioco che continuo a fare anche adesso e che ho insegnato a mio figlio, che è quello di creare delle immagini, lineamenti, dei tratteggi sulle cose, chiudendo un occhio in delle persone, delle case, degli alberi, con occhio chiuso, ta 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 ta. Questo aiuta la mia creatività, mi stimola, mi aiuta anche a memorizzare le forme, cosa fondamentale per quello che faccio. È un gioco molto divertente che magari invito anche voi a fare. Quando ero piccolo, mia madre mi diceva che io gli distruggevo la vita perché facevo una continua domanda, che era: cosa posso disegnare? Cosa posso disegnare? Immaginate una madre con un bambino di 6 anni che continua a dire questo, insomma era logorante. Allora mi ricordo che un giorno era estate e c'era caldo, c'era una bella giornata. Io non sapevo più cosa fare, ero distrutto alla ricerca di qualcosa e quindi sono andato fuori e guardando le nuvole mi sono accorto che lì potevo trovare tutto quello che volevo. Guardando le nuvole ho visto l'immagine di una madre che abbracciava un bambino. Così sono andato subito dentro e ho cominciato a disegnare sul foglio, a matita, questa immagine. Da quel momento non dovevo più chiedere a mia madre cosa posso disegnare, ma mi bastava andare fuori e guardare il cielo. Sono convinto che anche voi, è capitato anche a voi, è capitato magari una volta di guardare le nuvole e vederci qualcosa di diverso. E sono sicuro che per ognuno è una cosa completamente diversa. Questa è la creatività. E quindi ce l'abbiamo tutti, è soltanto che magari molti non la sfruttano o non la conoscono. Ecco, adesso parlare di creatività è un po' complicato perché fa rima con originalità ed è difficile essere originali in un mondo dove è già visto tutto, è già stato fatto tutto. Però anche lì, stato fatto tutto, è stato visto tutto, è un po' un concetto complesso, perché proviamo a immaginare di vedere la Pietà di Michelangelo, bellissima opera, e poi guardare Amore e Psiche di Canova e dire sì, bella, però già vista. Insomma, è un concetto un po' diverso. Ecco, io ho cercato la mia strada, il mio linguaggio per tanto tempo e ancora sono alla ricerca di costruire appunto il linguaggio. L'ascoltare gli altri ha un po' fatto perdere quella che era la mia strada. Se posso esservi d'aiuto, se posso far sì che la mia esperienza possa essere d'aiuto a voi, è quella di cercare sempre voi stessi, di cercare voi stessi in tutte le cose. Perché alla fine del percorso, alla fine di tutta la mia ricerca, che è stata anche culturale, perché ho studiato tanto, ho cercato di trovare quello che ancora non avevo trovato nelle cose che la gente non aveva scoperto, ma anche lì si arriva a un punto dove è impossibile andare avanti, è quella di trovare quel bambino che prima mi faceva emozionare perché guardava le nuvole e andava a dipingere. Quindi anche in voi, se c'è un segreto per il processo di creatività, è quello di trovare, di avere il coraggio di trovare quel bambino che vive in noi e che ci dà quella voglia di creare. Grazie.
Thank you.